Ho una certa passione per i due in uno e questo notebook nuovo che è arrivato in redazione differisce un pochettino dagli altri modelli che ho provato sin d'ora. Parliamo di Asus ExpertBook B5 Flip OLED, un due in uno tradizionale di tipo convertibile, quindi con schermo che si ripiega sotto la tastiera, ma che è destinato al pubblico dei professionisti. È quindi un notebook pensato per il mercato commercial, potremmo dire, ma che per le caratteristiche tecniche va bene anche per l'utente privato o per lo studente che necessitano di una macchina che sia potente, con grande autonomia e che sappia soprattutto convertirsi nelle varie modalità d'uso tipiche di un 2 in 1. Vediamo come va. ExpertBook B5 Flip OLED può essere configurato facilmente e trasformato nelle varie modalità. La prima ovviamente è quella notebook tradizionale, come un classico clamshell. Oppure possiamo trasformarlo del tutto in modalità tablet, ruotandolo in questo modo. È una via di mezzo interessante che però in realtà non viene molto utilizzato all'atto pratico. Altre configurazioni sono quelle a tenda, quindi questo lo mettiamo in questo modo e utilizziamo questa modalità per una presentazione per poter mostrare alcuni elementi anche ad altri utenti oltre che a noi stessi, oppure per vedere un film o eventualmente posizionandolo anche in questo modo. Il vantaggio di questa flessibilità è quello di avere un prodotto che si adatta al meglio alle nostre specifiche necessità. Questa è una macchina pensata per il lavoro lontano dalla scrivania, ma possiamo benissimo utilizzarla una volta arrivati a casa anche per intrattenerci o per consultare informazioni. Questo può essere fatto ovviamente con qualsiasi notebook, ma il vantaggio dei due in uno è proprio dato da questa facile capacità di trasformarsi e quindi adattarsi al meglio a quello che vogliamo fare nello specifico momento. La costruzione complessiva è decisamente interessante, è un notebook sobrio da un punto di vista di design. Infatti abbiamo un guscio superiore e inferiore in alluminio, e invece questa parte centrale dove c'è la tastiera è in lega di alluminio e magnesio. La risultante è un notebook abbastanza leggero, 1,3 kg, ma che soprattutto risulta essere piuttosto robusto, grazie anche a due cerniere che si muovono in modo molto fluido, ma che sono decisamente resistenti durante l'uso. Ci sono tante porte di comunicazione, ne abbiamo due USB di tipo C su questo lato, entrambe compatibili Thunderbolt 4, quindi possiamo collegare periferiche ad alte prestazioni, anche schermi esterni, e ovviamente queste vengono utilizzate anche con l'alimentatore fornito in dotazione per ricaricare la batteria. Troviamo poi una porta mini HDMI che serve per interfacciare un adattatore di rete, altra caratteristica interessante e che richiama al target professionale di un notebook di questo tipo. Sull'altro lato invece abbiamo una porta HDMI per uno schermo esterno, ovviamente questa tradizionale, e una porta USB tipo A 3.2 Gen 2, quindi capace delle massime prestazioni in termini di transfer rate. Terminando la nostra analisi esterna, troviamo una tastiera con tasti ovviamente a isola, dalla corsa mediamente lunga e leggermente contrastata. Si digita abbastanza agevolmente, non ho avuto particolari problemi nell'utilizzo. Il touchpad è particolare perché non ha dimensioni incredibili, ma è un numpad 2.0, Asus lo chiama in questo modo, cioè può essere convertito attraverso la pressione di un tasto in un tastierino numerico. Anche qui una soluzione di questo tipo strizza l'occhio all'utenza professionale che magari ha tanto lavoro da fare con Excel o con un foglio elettronico e quindi trova in questo modo una via più pratica per poter inserire una grande quantità di numeri e cifre all'interno dei fogli elettronici. Lo schermo è un pannello OLED, come ci dice il nome stesso del prodotto. 13 pollici di diagonale, 1920x1080 pixel di risoluzione, quindi Full HD. La qualità complessiva che abbiamo misurato è molto buona. Abbiamo un gamut che è leggermente superiore rispetto allo standard DCI-P3 e quindi molto molto buono. Un bilanciamento cromatico tutto sommato senza particolari problemi e i vantaggi da un punto di vista di contrasto e di luminosità tipici dei pannelli OLED. Di fatto quindi un pannello che è sicuramente promosso, che garantisce una resa di colori vivida e piacevole, sia nell'utilizzo con applicazioni di produttività personale, sia nell'intrattenimento. Sotto la scocca, una buona dotazione hardware grazie anche alla certificazione Intel Evo. Abbiamo un processore Intel Core i7 1165G7, quindi un core di undicesima generazione, modello quindi Tiger Lake, che grazie ai 4 core e gli 8 thread garantisce sempre prestazioni molto valide. Questo è un notebook fluido che risponde bene con tutte le applicazioni di produttività personale per le quali utilizziamo tipicamente un notebook di queste dimensioni. L'SSD da 1 TB è molto veloce, 3,5 GB al secondo in lettura e 3 in scrittura, vanno sicuramente molto bene. L'unico piccolo handicap è la memoria di sistema, non della quantità perché sono 16 GB, ma della configurazione. Asus infatti ha scelto di saldare i 16 GB on board sulla scheda madre, di fatto collegandoli quindi soltanto a uno dei due canali memoria.
L'altro è libero disponibile, c'è uno slot per un modulo memoria SODIMM, ma che se non viene occupato porta a utilizzare una configurazione single channel. Con un'applicazione di produttività personale di fatto non cambia quasi niente, l'incidenza è molto bassa. Cambia molto invece con quelle 3D perché la GPU integrata, che va piuttosto bene, utilizza la memoria del sistema come memoria video. Se abbiamo soltanto la configurazione single channel, cioè quella di serie su un notebook di questo tipo con 16 GB, avremo una bandwidth della memoria dimezzata e quindi anche una bandwidth della memoria video dimezzata. La risultante? Se utilizziamo questo notebook per giocare, possiamo giocare, ma i frames al secondo sono di fatto dimezzati rispetto a quelli che otterremo semplicemente inserendo un altro modulo memoria. Il consiglio quindi è di fare un piccolo investimento nell'ordine dei 70 euro e acquistare assieme a questo notebook anche un altro modulo memoria da 16 GB. Avremo quindi configurazione dual channel, prestazioni spinte al massimo di quello che si può ottenere con la GPU integrata e poi 32 GB di memoria del sistema di certo male non fanno. Durante il funzionamento il notebook si è rivelato essere molto silenzioso e non ci sono problemi termici. ASUS ha implementato un sistema di raffreddamento che interviene con una certa attenzione, privilegiando un funzionamento, come detto, silenzioso. Oltre a questo, il profilo di configurazione dell'hardware monitoring non spinge il processore così a lungo a frequenze così tanto elevate. La risultante è quindi quella di avere dei picchi di clock alti all'inizio, ma dopo pochi secondi un livellamento delle prestazioni che va più che bene, con un conseguente contenimento dei consumi complessivi e soprattutto di quello che poi il sistema di raffreddamento dovrà dissipare il calore generato dal processore. Quindi si può utilizzare questo notebook anche adesso che è estate con i Bermuda appoggiandolo sulle nostre gambe senza rischio di scottarci e soprattutto senza dover sentire una ventola che entra in funzione in modo rumoroso e fastidioso. Ottimo bilanciamento quindi pensando all'utilizzo tipico di un notebook di questo tipo. Una nota sulla batteria: da un notebook di questo tipo ci aspettiamo una buona durata e così è. Il pacco batteria integrato è da 66 Wh, quindi abbastanza importante per un notebook di queste dimensioni, e garantisce un'autonomia di funzionamento che di fatto è quella di una giornata di lavoro. Poi dipende molto da come lo utilizzate, se richiedete tanta potenza di calcolo ovviamente l'autonomia diminuisce un po'. Il vantaggio è quello di avere però a disposizione anche un alimentatore da 65 W che si connette via porta USB di tipo C, e questo alimentatore con un sistema di ricarica veloce permette di incrementare del 60% la batteria del nostro notebook con un collegamento di poco meno di 40 minuti e quindi non è difficile avere quell'energia in più nel corso della giornata con una piccola sosta, una sorta di ricarica splash, passatemi il termine. Di fatto però questo è un notebook che si può agevolmente utilizzare all'esterno, lontano dalla presa di corrente, garantendo dei buoni tempi di elaborazione e poter quindi lavorare in produttività per un buon numero di ore. ASUS ExpertBook B5 Flip OLED viene proposto sul mercato a un listino di 1.499 euro IVA inclusa. È una cifra interessante pensando al contenuto tecnico e alle caratteristiche che abbiamo rilevato nel corso della nostra prova. Di fatto però questo prezzo effettivo sul mercato è un po' più basso, è possibile acquistare questo notebook almeno a 100 euro in meno. Bene, questa differenza di prezzo è meglio investirla, a nostro avviso, in un secondo modulo memoria, come ho detto prima. Permette di avere una configurazione dual channel e anche 32 GB di memoria del sistema, che di certo male non fanno nel momento in cui utilizziamo in parallelo molte applicazioni. C'è più o meno tutto quello che serve per l'utenza professionale e anche per il semplice utente domestico piuttosto che lo studente. Ovviamente è una macchina molto solida, costruita bene, che non ha un prezzo di listino accessibile ai più, ma che garantisce di avere a disposizione uno strumento di lavoro che si adatta molto bene a tutte le differenti modalità di fruizione che possiamo incontrare nel corso della nostra giornata, dal lavorare e scrivere testi, al consultare informazioni sul web, all'intrattenerci la sera magari con una partita al nostro gioco preferito, piuttosto che guardando una serie televisiva. Si può fare bene tutto questo utilizzando questo notebook. E per voi la domanda è sempre quella: un 2 in 1 o un clamshell tradizionale? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti e vi rimando anche alla recensione che, come sempre, è pubblicata sulle pagine di Hardware Upgrade. Il link qui sotto in descrizione. A presto!